Qui la società ha sicuramente fatto grandi investimenti nei calcolatori come quelli che vedrete oggi, ma anche proprio nelle tecnologie di calcolo, nei software che utilizziamo per passare da dati a immagini, e tutti questi applicativi sono stati sviluppati con progetti di ricerca interni, quindi ricercatori ENI. Nel mondo ci sono 33.000 persone circa, che sono i miei colleghi, che stanno usando con i vari fusi orari tutti i servizi che sono contenuti in questo data center. Di ENI facciamo supporto e sviluppo di applicazioni, soprattutto proprietarie, per la geoscienti, tutte le unità ENI flop al secondo di potenza di calcolo, che è sommata al 18 petaflop di HPC4, che è la macchina precedente installata nel 2018, arrivano a un totale di 70 petaflop, cioè milioni di miliardi di operazioni al secondo. Sottoterra e il futuro, che sono due cose che si vedono, che devi modellizzare. La modellizzazione che ci riguarda è una modellizzazione particolarmente complessa, perché non è risolvibile in modo analitico, sono tutte equazioni differenziali, derivate parziali, a più variabili, perché noi descriviamo il moto dei fiumi di mezzi porosi, il moto del suono, il movimento del suono, il movimento del calore, e lo dobbiamo quindi recuperare e descrivere e disegnare.